chiamare favola quella del Bressano non è forse la definizione più corretta. Quella che la squadra trentina ha scritto domenica scorsa vincendo la Coppa Italia maschile è piuttosto un'intera, densa e bellissima pagina nel libro di storia della pallamano di casa nostra. Bressano sul tetto d'Italia per la prima volta in 42 anni, quelli dai quali è impegnato il club del presidente Lamberto Giongo, che al Pala San Giacomo ha battuto l'Armata Bolzano, campione d'Italia in carica e tra le dominatrici indiscusse del movimento maschile negli ultimi anni. Siamo all'Avis, paese di 8.000 abitanti nelle vicinanze di Trento, e Bressano, la frazione che dà il nome alla formazione di anime, ne conta all'incirca 600. Tra loro anche i nomi di un nucleo ormai storico che Bressano, la squadra, l'aveva portata sino in finale per 3 volte, in Coppa Italia, ai playoff scudetto e in Supercoppa, sempre però perdendo proprio contro Bolzano. Domenica la storia è stata decisamente un'altra, merito di una prestazione collettiva straripante anche quando la strada sembrava tracciata e bolognani e compagni sembravano posizionati dal lato sbagliato del racconto. Subito 4-0 Bolzano, ma Bressano sta solo prendendo le misure. Servono 11 minuti per il primo gol dei gialloneri, che poi diventano inarrestabili. Adriano Di Maggio, tornato davanti al pubblico della sua Conversano, è indemoniato. Valerio Sampaolo vince il duello a distanza con Mate Volarevic. Il resto lo fa il gruppo di sempre, da capitan Alessio Giongo in giù. Branko Dumnić, il tecnico montenegrino timoniere dell'Armata Trentina, intanto gongola. Per lui era un ritorno a Conversano, dove aveva già vinto un titolo italiano nel 2004. Il Pala San Giacomo deve aver portato bene. Bressano più in alto di tutti, da applausi. C'è un nome in più nell'albo d'oro della pallamano italiana. È il momento della coppa, alzata al cielo dai giocatori della pallamano Bressano, che vincono per la prima volta. Ben ritrovati in Handball Mania, appassionati sportivi di pallamano. Abbiamo ospite nei nostri studi proprio Branko Dumnić. Lo abbiamo celebrato nel servizio appena visto la copertina che ha raccontato quella che è stata l'impresa del Bressano. Buonasera, grazie coach per aver accolto il nostro invito. Buonasera anche a Matteo Aldamonte. Buonasera. Allora coach, a distanza di qualche ora, di qualche giorno, insomma è passato un po' di tempo, hai riflettuto sulla importanza di questo successo, di questa vittoria per un club come il Bressano, che non aveva mai vinto a livello senior un titolo così importante? Sì, certo che ho riflettuto, ma sapevo che è una cosa importantissima a una squadra, un piccolo paese che dopo 42 anni è riuscito a arrivare a vincere Coppa Italia, un paese che di 600-700.000 abitanti, va bene anche 700 abitanti, così vincere Coppa Italia è una cosa straordinaria veramente, prima di tutto per ragazzi, per la società e per tutti veramente. Ecco, si è detto molto insomma nei giorni trascorsi a Conversano che il Bressano ha avuto sicuramente un approccio e un percorso più facile rispetto al Bolzano, che ha dovuto sostenere due autentiche battaglie, prima ai quarti contro il Fasano e poi in semifinale contro il Conversano. È vero questo? Cioè avete faticato meno nelle gare? Io non sono d'accordo, prima di tutto, perché noi abbiamo faticato credo molto più di Bolzano prima partita, quarti di finale contro Bologna, che stavamo anche in meno sotto di 7 gol credo, e alla fine abbiamo vinto i rigori. Io ho detto anche dopo la partita, intervista, abbiamo avuto una fortuna così, certo. E dopo ho detto anche ai ragazzi, non buttiamo questa occasione ora, certo. E poi seconda partita, semifinale, fra virgolette era facile contro Siracusa, ma non è così. Siracusa è buona squadra e lì dovevamo dimostrare che primo giorno quello era un po' atteggiamento sbagliato, tutto questo. Bene, ritorneremo tra pochissimo ad occuparci di Coppa Italia, perché è giusto rivivere quelle che sono state le grandissime emozioni vissute al Palazzo San Giacomo di Conversano. Ma il weekend appena trascorso, oltre a consegnare il Bressano alla storia, ha consegnato alla Federazione Italiana Gioco Handball anche un altro grandissimo risultato. Matteo Aldamonte. Hai detto bene, prima medaglia nella storia della pallamano italiana nei campionati mediterranei dell'handball, categoria under 18 maschile, in Marocco, a Marrakech. L'Italia ha battuto la Romania e ha raggiunto appunto il terzo posto, conquistando la medaglia di bronzo. Andiamo a vedere con la clip, con quello che è la news che abbiamo dedicato sul nostro sito al fantastico risultato degli azzurrini guidati da Beppe Tedesco, al quale va un grande merito, quello di aver portato questo gruppo
tempo alla medaglia, probabilmente nella sua situazione più difficile dell'ultimo biennio, perché eravamo senza i gemelli Mengon, che Branko Dumnic tra l'altro conosce molto molto bene, e c'era l'assenza, l'altra assenza di Kaja, che era un ragazzo, è stato un ragazzo che ha fatto vedere ottime cose al torneo di Merzig in Germania, e trovare la quadratura, portare questa squadra fino a un risultato così importante, uscendo solo sconfitti contro l'Egitto, che poi è arrivato in finale, e contro la Francia, che ha vinto il campionato mediterraneo, è un risultato ancora più importante, che ci fa ben sperare sul prosieguo, sul lavoro di questo gruppo. Ecco, io proprio a Branko Dumnic, prima di tornare ad occuparci di Pressano e della Coppa Italia, chiedo un giudizio su questo gruppo che tu conosci bene. Diciamo, un gruppo orfano dei fratelli, dei gemelli Mengon, che tu hai svezzato e che ora hai praticamente, insieme al tuo club, consegnato nelle mani della Montpellier. È un gruppo che secondo te può fare veramente tanto bene per la pallamano italiana? Ma non solo questo gruppo, io da quando sono in Italia sto dicendo che ci sono giocatori, anche ragazzi giovani, anche giocatori bravi in Italia, e questi ragazzi hanno dimostrato anche l'anno scorso a giochi mediterranei in Francia, sono arrivati quarti e lì hanno fatto molto bene, hanno perso contro Spagna e Francia, contro due nazionalità che hanno una, certo, tradizione lì. E poi anche quest'anno ancora meglio, una medaglia senza due fratelli, ma significa che ci sono anche altri ragazzi molto bravi, così Italia deve credere che si può fare ancora molto meglio e credere e lavorare molto con giovani. Molto, sotto questo aspetto bisogna fare. Lo ha detto a chiare lettere anche il presidente della Federazione Italiana Gioco Handball, Pasquale Loria, nei giorni trascorsi a Conversano, durante i quali ha anche incontrato i club di massima serie anche in vista del prossimo girone unico. Abbiamo raccolto, a margine della Coppa Italia, a margine del trionfo del Pressano, alcune opinioni sia sulla manifestazione che in generale sulle prospettive della pallamano italiana. Ascoltiamo. Questo è il bello di questo sport, contro ogni previsione il Pressano, sì, forse sicuramente erano più riposati, non avevano niente da perdere, però hanno fatto una partita incredibile, e questo sport riesce a entusiasmare per questi motivi. Questa società, questa comunità corona 42 anni di lavoro sodo, che io non ho ancora vissuto appieno, ma so che tutti i dirigenti che mi stanno al fianco hanno speso una vita per questo titolo. È davvero una grandissima emozione, perché Pressano oggi ha fatto davvero un grandissimo miracolo, un'impresa sportiva. Mancato il Bolzano stasera, è mancato interamente il Bolzano. Prestazione. Eppure eravate partiti benissimo. Sì, infatti, 5 minuti siamo durati e poi letteralmente siamo spariti dal match. Complimenti, Pressano ha fatto una grandissima partita, ci ha superato in ogni fase. Allora, Fusina ha reso merito al successo del Pressano, ha detto avete strameritato la vittoria. Qual è stato il segreto del successo, coach? In una finale veramente, se togliamo i primi 10 minuti di impasse o di studio, non lo so, è stato a senso unico. Al segreto credo che siamo stati più affamati di vincere la partita. Voglia, grinta e determinazione in campo, veramente, anche dopo 4-0 per Bolzano abbiamo creduto, ragazzi hanno lottato fino alla fine. Credo che abbiamo messo molto più voglia e grinta in campo di Bolzano. Così io mi ripeto, scusate, parole di mio figlio di mattina, ecco. Mi ha detto di lì che questi ragazzi devono mangiare perché per vincere non hanno vinto mai niente. Queste parole ho detto anche nello spogliatoio ai ragazzi. E queste parole evidentemente hanno sortito l'effetto desiderato. Non solo Pressano, non solo Bolzano, ovvero le protagoniste della bellissima finale, ma anche le altre partecipanti. È stata veramente una tre giorni di ottima pallamano quella messa in mostra dal Conversano, Padre di Casa, dal Fasano, il Bologna, molto bene il Siracusa, anche Cingoli e Trieste hanno fatto la loro parte. Insomma, la pallamano italiana è viva. Dopo questi tre giorni però qualche rammarico di troppo, soprattutto per le tre grandi del movimento, vale a dire Bolzano, Fasano e Conversano. Vediamo.
Per una che gioisce la sorprendente Pressano, tre devono necessariamente leccarsi le ferite al termine della Final Eight di Coppa Italia. In ordine di piazzamento, Bolzano, Conversano e Junior Fasano dovranno smaltire le delusioni della kermesse in terra pugliese e ripartire forte in vista di una Serie 1 che non ammette pause e che apre già sabato la corsa ad un posto nei playoff scudetto. Chi potrebbe aver accusato maggiormente il colpo? Il Bolzano, campione d'Italia. Due partite durissime fra quarti e semifinale, chiuse peraltro senza vincere dalla squadra di Alessandro Fusina, hanno evidentemente influito sul rendimento in finale davanti a un Pressano invece incontenibile. Gli altoatesini sono apparsi scarichi, quasi mai realmente in partita ad eccezione del 4-0 iniziale. Ripartire è un imperativo, Bolzano ha i nomi, la caratura per farlo da subito, anche se il primo ostacolo all'orizzonte in campionato è di quelli che fanno tremare vene e polsi. Ecco la Junior Fasano, finalista scudetto della passata stagione, è costretta a vedere svanire le velleità legate alla Coppa Italia già nei quarti. Sorteggio crudele, dall'altra parte c'era proprio il Bolzano per un confronto durissimo terminato 20-20 e chiuso con l'eliminazione ai tiri dai 7 metri. Sabato la storia è la stessa, pugliesi e altoatesini si conoscono a memoria, è impossibile fare previsioni soprattutto dopo il pareggio al termine dei 60 minuti regolamentari maturato al Pala San Giacomo. E veniamo poi al Conversano. La squadra di Alessandro Tarafino ha giocato una semifinale contro il Bolzano su ottimi livelli, anche lì pareggio dopo una partita trascorsa però sempre avanti. L'impressione generale è che a Stabilini e compagni sia mancato il killer instinct per chiuderla quella contesa. Questione di tempo e di abitudine a partite così importanti. Delle tre, Conversano è probabilmente apparsa come la squadra più in forma, la prima di pool playoff contro Cingoli e l'occasione giusta per riprendere feeling col campo e coi due punti. Di bello per tutti gli appassionati c'è la fila per le posizioni che contano per lo scudetto. Bolzano lo difende, Fasano e Conversano hanno fatto show nel girone C e promettono battaglia. Pressano ha vinto la Coppa Italia e viaggia ora sulle ali dell'entusiasmo. Attenti poi anche alle mine vaganti Bologna e Cingoli, la lotta per il tricolore si infiamma e promette spettacolo. E allora buon divertimento. Poi ci addentreremo nel discorso campionato presentando anche insomma quello che ci attende, il programma del prossimo weekend, perché entriamo di fatto nella seconda fase. Volevo chiedere a Branco, per chiudere insomma questa ampia parentesi dedicata alla Coppa Italia disputata alla Pala San Giacomo, è una pallamano italiana che denota segni e segnali di grande vitalità, almeno io questo ho avvertito insomma stando lì sul campo al vostro fianco in questi giorni. Hai anche tu la stessa? Sì, sicuramente, vedendo tutte queste partite, non parlo di quelle dopo dal quinto, sì, no, il posto, round. Ma sì. se vediamo tutte le partite, quarti di finale sono state tutte equilibrate, tutte belle partite, anche fra Siracusa e Cingoli, che ha vinto Cingoli, di uno, è vero. Poi noi che abbiamo vinto ai rigori con Bologna, Fasano, normale Fasano, Bolzano, certo. Dunque tutte queste partite, puoi vedere anche la partita con Versano, Bolzano, semifinale, è stata una bellissima partita, lo stesso finite i rigori, spero ora anche questo girone di sei squadre, che si vedranno ancora tante così partite equilibrate. E ci addentreremo in questo discorso tra pochissimo, ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati, spot promozionali e poi ritorniamo di nuovo in studio. L'inverno sembra non finire mai. Sorridi, riaprono le iscrizioni ai centri estivi della FIT per l'estate 2018. Visita il sito www.fitcentriestivi.it e scrivici a centriestivi@federtennis.it oppure chiama il numero 06 8715 3570. Brallo, Serra Mazzoni, Castel di Sangro, Trabia, Bardonecchia e Paderno del Grappa ti aspettano per un'esperienza indimenticabile. Centri Estivi FIT. L'estate dentro di te. Foro Italico in Roma, dove i campioni non smettono mai di darsi battaglia. Pietrangeli strappa applausi con la volley bloccata di dritto. Lever esegue perfetto serve in volley, ma il rovescio a due mani di Borg è uno spettacolo. Gabriela Sabatini si sposta sul dritto e comanda lo scambio. Muster si allunga, ma contro il top spin di Nadal non c'è speranza. Serena scaglia una botta da fondo, però Zverev resiste e colpisce lungo linea. Il re di Roma è lui. Gli anni passano, gli stili cambiano. Un torneo che è già leggenda resta. Dal 7 al 20 maggio al Foro Italico, gli internazionali BNL d'Italia. Che storia! La conclusione, gol fondamentale. Ma che gol è questo? Mamma mia, Di Maggio! È un gol
fantastico! Dove l'ha messa? Dove l'ha messa? Seconda parte della trasmissione. Allora, cominciamo a sfogliare quella che è una nuova pagina della pallamano italiana, perché dopo tanti anni trascorsi in questo frazionamento tra tre gironi, ora la pallamano italiana troverà una sua unità, in parte già in questa stagione, poi il processo definitivo andrà a compimento nella prossima. Matteo Dalmonte, cosa comincia sabato? Allora, di certo c'è che sono terminati, è terminata la fase dei tre gironi, che a questo punto sono solo un brutto ricordo, concedetemelo. Di certo c'è anche che le sei squadre della pool playoff, quindi Bolzano, Pressano, Bologna, Cingoli, Conversano e Fasano, sono già tutte al girone unico del prossimo anno, ma di posti lì ce ne sono 14. E allora, con l'aiuto della grafica, vediamo quelli che sono gli step da seguire. Le terze e le quarte classificate dei gironi, quindi Trieste, Cologna, Albatro, Bressanone, Oriago, Padova e Fondi, giocano gare di andata e ritorno. Anche qui è un girone unico che mette in palio tre posti per le prime tre classificate. Le squadre di questa pool promozione, che si piazzano tra il quarto e il sesto posto, aspettano invece l'evolversi delle pool playout, che invece si sviluppano all'interno dei singoli gironi. Da queste pool playout si accede ai playout di permanenza e attraverso una serie di spareggi le tre rimanenti delle pool playout affrontano le tre rimanenti della pool promozione. Quindi avremo tre posti. 9 squadre le avevamo già promosse, andiamo a 12. Uno spareggio infine a tre squadre per arrivare alla 13ª squadra. Alla 13ª squadra promossa, e dalla Serie A2 arriva la 14ª. Tutto questo per arrivare al girone unico. È un meccanismo abbastanza complesso, però bisognava necessariamente, Branco, arrivare alla definizione di questo sofisticato marchingegno infernale messo in piedi dalla federazione. Però finalmente ce l'abbiamo fatta. Eh sì, io non sono stato mai per quelli tre gironi, per la verità, sempre dicevo che non mi piace perché qualità si allarga, tutto questo, e ora credo che un campionato da 14 squadre sarà molto più equilibrato, più bello. Per quanto ti riguarda, comincia invece un campionato a 6 squadre, le 6 squadre che dovranno poi decretare le 4 semifinaliste per poi disputare i playoff scudetto. E sarà molto interessante, queste tutte e 6 squadre sono buone, non puoi sottovalutare nessuno, ci sono 10 partite, se deve impegnare 100% saranno bellissime partite, sicuramente Bologna è confermato questo giocando con noi pari, poi anche giocando con Fasano, il perso di 2, va bene quella partita con Cingoli, ma Cingoli è una squadra bella organizzata, è una soprattutto tra le mura amiche è molto temibile, a Cingoli proprio volevo dire questo, a Cingoli sarà molto caldo. Allora vediamo, facciamo il punto sul prossimo weekend in questo servizio e poi continuiamo a discuterne con Branco Dondici. La Final Eight di Coppa Italia mandata agli archivi a Conversano ha rappresentato lo spartiacque tra la vecchia e la nuova Serie A1 maschile. Spariscono, e che sia un addio, i tre gironi, la formula che ha caratterizzato la massima serie negli ultimi anni e che lascerà posto a partire dal prossimo anno ad un più adeguato e avvincente girone unico nazionale. Chi però ci arriverà a questa nuova Serie A1 è ancora quasi tutto da vedere. Sono 14 posti per cui si corre, 6 già assegnati alle prime due classificate dei tre raggruppamenti al termine della regular season chiusa 2 settimane fa, e naturalmente si parla di Bolzano, Pressano, Bologna, Cingoli, Conversano e Fasano, tutte coinvolte nella pool e nella lotta per rientrare nelle semifinali scudetto. Assaggio di girone unico per queste 6 squadre, ma non solo. Le terze e le quarte classificate in prima fase infatti accedono alla pool promozione. Anche qui un solo raggruppamento con gare di andata e ritorno. Le prime tre fra Trieste, Bressanone, Cologne, Oriago, Siracusa e Fondi portano a 9 il numero delle confermate per la nuova stagione. Per le tre rimaste fuori invece sarà stand-by. Sì, perché bisognerà attendere tutte le altre, ovvero le 16 squadre, 6 nel girone A e 5 nei gironi B e C, che giocheranno in pool playout e che dopo un'articolata serie di spareggi incrociati finiranno ai playout di permanenza, proprio con le tre che intanto aspettano dalla pool promozione.
Questa serie di gare a eliminazione diretta garantirà 4 pass, mentre l'ultimo rimanente spetterà alla vincente del campionato di A2. Formula complessa ma ponderata con attenzione. Finalità principale: dare accesso a 14 squadre che siano davvero le migliori, davvero le più forti, per una Serie A1 ad alto tasso di spettacolarità. E se la stagione 2018-2019 sarà il piatto forte, menù alla mano anche l'antipasto della seconda fase che prende il via sabato è un assaggio prelibato e tutto da gustare. Bene, allora chiederei a Branco subito, mentre possiamo anche vedere quelle che sono le grafiche preparate, chiederei a Branco qual è a tuo avviso la favorita per questa fase finale, soprattutto la favorita per il titolo, il Bolzano campione uscente? Ma sarà molto interessante, veramente, sarà molto interessante, perché io ho visto molto bene anche con Versano, ma anche Fasano, che hanno recuperato qualche giocatore che era infortunato, tipo Radovcic, poi è arrivato Argentino, ora gennaio, Rico Belli, sì. Sarà molto interessante veramente, ma quello che hai detto anche prima... Con il Bressano a far da questa festa, però, un po' come è successo in Coppa Italia. No, Bressano, sempre noi, questo low profile, questo profilo basso, no, però poi alla fine... Noi dobbiamo pensare partita a partita, prima di tutto non ci dobbiamo rilassare sabato, dopo questa vittoria di Coppa, sarà una partita difficile per noi. Con Bologna di nuovo. Infatti, se vediamo il prossimo turno, vediamo che insomma reincontrate Bologna, che è stata la vostra avversaria ai quarti e che è stata anche la squadra che vi ha messo più in difficoltà. È stata più difficoltà, infatti, difficoltosa. Siete arrivati ai rigori. Questo è il quadro completo della prima giornata, la pool playoff con Bressano Bologna, diretta Sport Italia a partire dalle 20:45. Una gara che promette comunque spettacolo ed emozioni, e poi anche la prima casalinga del Bressano davanti al pubblico di casa dopo il successo in Puglia. È insomma immaginabile che ci sarà tanta gente sabato sugli spalti del Palavis, poi Bolzano Fasano e Cingoli con Bressano. Poi per quanto riguarda la pool promozione, Trieste Albatro, Albatro Siracusa, Cologne Oriago e Bressanone Fondi. Anche questa era molto significativa e interessante, perché mette a confronto due squadre che non si sono praticamente mai incontrate nel corso di questa stagione. Anche questo, no, è un po' l'elemento di grande novità, anche di interesse della seconda fase della stagione. Sarà interessante anche col girone per altri tre posti, sicuramente andate e ritorno, anche lì ci sono buone squadre, Siracusa, tutte e sei lì. Si decide, secondo me, a ultime partite, ultima giornata di girone, sicuramente. Troverai gente? Ci sarà tanta gente all'Avis sabato sera? Spero di sì, perché io ho detto anche dopo finale di Coppa, lì abbiamo avuto proprio a Conversano una mano da pubblico meravigliosa a Conversano, e spero tutto che dalla viene, tua parte. Tutto da mia parte, e spero che viene ora anche alla Vis sabato, anche orario 8:45, gente è libera, deve venire poi, magari insomma, festeggiare con questi ragazzi. Assolutamente. Poi la passerella televisiva credo che sia assolutamente importante, diretta nazionale con Sport Italia. Dal settore maschile al settore femminile, un settore che Branco Dumnic conosce molto bene, prosegue il campionato, ha ripreso il campionato dopo la parentesi di Coppa Italia. I contenuti della giornata appena archiviata nel prossimo servizio. Quella andata agli archivi sabato è stata la 16ª giornata di regular season del campionato di Serie A1 femminile. Poche le variazioni di classifica, ma significativi i risultati maturati sui campi, perché è in grado di mutare i divari in alcune posizioni chiave della graduatoria. A cominciare dal terzo posto, dove Cassano Magnago subisce un brusco rallentamento a causa della sconfitta esterna sul campo della Casalgrande Padana, un 26-22 con un'assenza importante per parte Raccuglia e Del Balzo, e le emiliane che con un'ottima prestazione collettiva passano alla Palacaeupe. Lo stop di Cassano Magnago propizia l'accelerazione di Oderzo, ora a 20 punti, solo uno in meno delle lombarde, perché è capace di infliggere addosso buono la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Derby Veneto nel segno di Arasai Duran, che chiuderà con 14 reti nel 27-23 conclusivo. In vetta nessuna novità intanto, Conversano fatica a Ferrara, sponda Estense vincendo solo di misura 22-21, della solita Giada Babbo il gol partita, anche se sarà Ganga con 9 reti la top score
correre della contesa, nel mentre Salerno tiene il passo e resta a meno 2 liquidando senza patemi il Bressanone alla Palestra Palumbo. La seconda metà di classifica vede intanto un Brescia in crescita e ha il terzo risultato utile consecutivo. Vittoria preziosa delle Lombarde a spese dell'Ariosto Ferrara 28-24 con Dosso Buona ed Estense ora distanti appena 2 punti. Novità anche in coda dove Teramo batte 30-28 Flavioni nello scontro salvezza di giornata, agganciando a 4 punti proprio la diretta concorrente per la permanenza in Serie A1. Sabato intanto si torna in campo, Dosso Buono atteso dalla complicatissima trasferta in casa di Salerno, la capolista Conversano affronta Teramo, Cassano Magnago cerca il riscatto contro Flavioni, occhi puntati infine sul derby ferrarese tra Ariosto, Ferrara ed Estense. Ecco, più facile nel settore femminile immaginare quale sarà la sfida finale oppure insomma un po' come nel settore maschile? Secondo me è un po' più facile, io vedo sempre lì Conversano e Salerno, due favoriti, e poi Cassano e Oderzo hanno fatto un buon campionato, secondo me sono quelle quattro per certo. Playoff. Senti, hai avuto modo insomma in poche occasioni di poter verificare un po' lo stato di salute del movimento femminile. Che idea ti sei fatto, anche se mi rendo conto sei molto impegnato sul settore maschile? Ma sì, ho visto anche qualche partita di campionato questo anno, ma ho visto anche nazionale che ha fatto una buona partita con Montenegro, qualificazione, perso di 7, sì. Se mi ricordo bene, anche se tanto è vero, Montenegro non era completa, ma mancavano solo due giocatrici e credo che l'Italia ha fatto una buona partita. Sono entrata in campo forse un po' con troppa paura e lì hanno permesso che Montenegro è andato, mio Montenegro, che sono andati più 6-7 dall'inizio, certo. E dopo hanno dimostrato che si può giocare. Allora, chiaramente parleremo ancora in maniera più dettagliata anche del campionato femminile che comincia ad entrare nella fase calda nei prossimi appuntamenti. Il tempo a nostra disposizione si è praticamente concluso. Io saluto e ringrazio Branko Dumnić che ha esaurito i festeggiamenti. Mi auguro che anche i tuoi ragazzi abbiano ora mente, gambe e concentrazione sui prossimi impegni. Grazie a Matteo Aldamonte che però prima grazie. Di salutarci credo voglia dare un po'... Velocissimi proprio con l'aiuto della grafica al volo perché sabato come detto siamo al Palavis per la gara tra Bressano e Bologna che è la prima del campionato in diretta su Sport Italia alle 20.45 mentre domenica c'è la Champions in live streaming su Eleven Sports Flensburg contro Vesprem alle 17. Niente male la ricetta. Grazie ancora a Branko Dumnić, grazie a tutti voi per averci seguito, prossimo appuntamento sempre con Handball Mania, giovedì prossimo sempre alle 16.30. Grazie per la cortese attenzione, a risentirci.